Provenzano DJ, Manuela Doriani, Leandro da Silva. You just entered the danger zone. Music Zone. Buon tardi per todos, buon pomeriggio, benvenuti in questa puntata di martedì 14 marzo 2017 con Music Zone. Io sono Leandro da Silva. Io sono Manuela Doriani, buon pomeriggio anche da parte mia, e con noi come sempre c'è lui, Provenzano DJ. Ciao a tutti, e ciao lui. Qual è l'ospite di oggi, Leandro? L'ospite italiano, un DJ. L'ospite italiano, un DJ molto bravo, Sergio Mauri, che ci parlerà un po' delle sue esperienze sia di live che di studio. È uno anche molto simpatico, no? Con cui abbiamo fatto delle chiacchiere molto molto piacevoli. Siete su M2O, questa è Music Zone, e prima della pillola mixata di Inda Silva House vogliamo dare qualche piccola anticipazione sul nostro special guest DJ di oggi, che come abbiamo detto è un italiano, è un DJ molto simpatico, molto famoso nel nostro paese ma non solo. Si chiama Sergio Mauri e con lui abbiamo giocato a If You Were. Se fossi un'app. Aiuto. Shazam, dai. Se fossi un supereroe. Batman. Se fossi un periodo storico. Periodo storico, mi piacciono tanto gli egizi, quindi direi Egitto. Se fossi un giorno della settimana. Sabato, dai. Se fossi una serie TV. Beverly Hills 90-210. Se fossi un attore. Denzel Washington. Se fossi un festival. Ultra. Se fossi un club. BCM Palma di Mallorca. Se fossi una macchina. Audi. Se fossi uno sportivo. Roberto Baggio. L'ultima, se fossi un altro DJ. Fargetta, perché è stato il mio idolo da ragazzino. Ragazzi, un salutone grandissimo ai miei cari amici, a Amerigo Provenzano, Leandro da Silva, Manuela Doriani, tutti gli amici di Radio M2O, e a tutti anche i miei fans e tutti i miei follower. Ciao a tutti da Sergio Mauri. È il momento di dare il benvenuto al nostro ospite di oggi. Special guest di questa puntata di Music Zone è Sergio Mauri. Ciao Sergio, come stai? Ciao ragazzi, tutto alla grande, grazie. Voi come state? Noi bene, dai, alla grandissima. Senti, su cosa sei a lavoro in questo momento? Produzioni, compilation, remix, cosa stai combinando? Sì, allora, sto terminando il nuovo brano dell'estate, quindi insomma stiamo lavorando in studio, quindi siamo molto attivi, siamo molto sul pezzo, adesso stiamo insomma ultimando il cantato, quindi speriamo a breve di potervelo girare in anteprima, ecco. Ecco, su che sonorità ti sei concentrato? Sì. Dopo diciamo l'ultima traccia che sta insomma riscuotendo un discreto successo, sono molto contento di ciò, seguirò quel filone qua che insomma è la classica future bass, un po' ovviamente strizzando l'occhio all'estate, quindi con molta melodia, un bel cantato sopra, radio friendly, quindi ecco. Ecco, tu ci parli di disco per l'estate, cioè quindi esiste realmente il lavoro di mettersi in studio nel cercare di pensare a un qualcosa che funzioni d'estate, cioè pensavo fosse una cosa un po'. Allora, io ovviamente l'ho associato a livello temporale, perché ovviamente dai, l'estate si avvicina, iniziano i primi caldi e quindi ovviamente l'ho inteso così. No, no, diciamo, perché secondo me cioè nel mondo pop esiste proprio, cioè il cantante sì. Si deve mettere in studio a fare il disco per cercare di fare la hit, cioè la hit estiva poi è il disco che funziona più di tutti durante l'anno, è inutile che ci giriamo intorno. Ma è chiaro, no? quello è vero, diciamo che ormai l'abbiamo visto anche con i vari artisti pop e dance, non esiste proprio un disco tormentone dell'estate, perché ormai va bene anche il tormentone, può essere a ottobre, può essere a gennaio, insomma in qualsiasi momento dell'anno, se è una hit è una hit sempre, certo. Però sì, il disco dell'estate, come dicevi bene te, sì, la gente più spensierata magari ecco è anche più attenta alle novità musicali e quindi si cerca, almeno io in studio cerco sempre di dare quel qualcosa in più, perché ovviamente poi è un disco che si trascina per tutta la stagione estiva. Senti Sergio, in questo momento quali sono i tuoi artisti di riferimento? Sempre Robin Schulz, Don Diablo, per me insomma sono veramente dei grandissimi, e poi insomma ce ne sono tanti interessanti, ecco, vedo che ormai è un continuo evolversi della musica, di artisti nuovi.
nuovi, e quindi siamo sempre sul pezzo lì a seguire un po' tutti quanti. Comunque rimango fedele sia a Schultz che a Don Diablo. Eh beh, come darti torto, caro Sergio, assolutamente. Sono due pezzi da 90, uno un po' più giovane e l'altro insomma un po' più strutturato, però sicuramente con un grande talento. Così come ha un grande talento anche il nostro special guest DJ di oggi, Sergio Mauri. Tra poco continuiamo a chiacchierare con lui, ma nel frattempo su M2O Sticky Buds and Kela. Noi stiamo chiacchierando con il nostro special guest DJ di oggi, Sergio Mauri. Sergio, tu per anni hai fatto una delle compilation più importanti d'Italia, giusto? Giusto, lo S40. Ecco, infatti. Ecco, secondo te, per diventare un DJ di successo, no? Un DJ affermato, riconosciuto, quali strade ci sono oggi? Cioè, la possibilità di fare mashup solo con gli original, oppure fare una compilation giusta, oppure lavorare nel giusto club? Ecco, secondo te qual è la strada giusta? Hai detto veramente l'insieme di tantissime cose, e ti dirò di più, non bastano nemmeno quelle oggigiorno, perché veramente ormai lo sappiamo, lo sapete, un DJ è, se vuoi arrivare a certi livelli come Guetta e company, cioè sei una multinazionale, non sei solo un artista e basta, quindi devi essere presentissimo sui social, presentissimo con l'ufficio stampa, presentissimo nei club top internazionali, con produzioni internazionali, collaborazioni di successo, insomma deve essere tutto a 360 gradi, sia musicalmente che ormai oggigiorno sempre di più, sia proprio come immagine, ecco, quindi sponsor se si può, perché ormai lo sappiamo, cioè il DJ è una pop star a tutti gli effetti, quindi ha bisogno veramente di un team che ti segua in pieno in qualsiasi fronte. Ecco, appunto, tu hai un team che riesce a seguire tutte queste cose? Sì, ci proviamo, ovviamente non è il team insomma di Guetta e compagnia. No, beh, chiaramente, però, no, cioè, è chiaro. Però sì, assolutamente ormai credo che insomma a certi livelli bisogna assolutamente avere qualcuno, anche perché non ci si può sdoppiare in tutto, o sei in studio o segui social, oppure insomma tantissime altre cose, l'ufficio stampa piuttosto che ti segue per quanto riguarda gli articoli, e via discorrendo. Ecco, tu sei un DJ che lavora tantissimo nei club, non sei solo attento alle produzioni ma fai parecchie special guest in giro per l'Italia. Secondo te c'è un po' una discrepanza tra quello che funziona nel mondo cioè nel mercato discografico in questo momento e quello che in realtà fa ballare la pizza? Ma allora, il mondo secondo me è molto più allineato ovviamente rispetto all'Italia, che c'è una discrepanza dovuta forse purtroppo ancora un po' di non dico ignoranza musicale, attenzione, però ecco, la gente segue molto di più la massa, e quindi magari qualcosa che è facile, orecchiabile, mentre invece ovviamente all'estero sono molto più acculturati, ecco. Però vorrei spezzare una lancia a favore dell'Italia, perché vedo che la tendenza per fortuna sta cambiando in alcuni club, e quindi vedo che c'è voglia di sperimentare, c'è voglia di istruire le persone che vanno a ballare, perché questo ricordiamoci insomma è pur sempre il nostro mestiere, e quindi farsi ballare ma anche istruire le persone che vanno a ballare, e quindi insomma io dico sempre viva l'Italia, viva i DJ italiani, viva i produttori italiani, diamoci dentro, e insomma sono fiducioso per un futuro di allineamento dell'Italia musicalmente parlando come il resto del mondo. Vota Mauri, vota Sergio Mauri. E speriamo a questo punto che sia un futuro molto roseo. Grazie Sergio Mauri per essere stato nostro ospite, in bocca al lupo, aspettiamo un nuovo disco, il disco dell'estate. Grazie ragazzi, grazie a te, a tutti voi. Ciao Sergio. M2O, radio allo stato puro.